Andiamo avanti. Flint, sei lì? Sì, sono turisti qui. Turisti nei guai al castello gommoso. Tranquilla, Sam, arrivo! Ma con tutto sto casino che sta succedendo, per forza i turisti... Cioè, che cazzo ci vanno a fare? Non lo vedo che piove il diluvio universale di polpette. Flint, gli orsetti stanno facendo i dispetti. Non dire sciocchezze, oh, no. Sam. Frammentazione! Ma i broccoli si muovono! Dissezione! Oh no! A parte che mi danno punti vita per qualche motivo. Allora, aspetta tutti. Fermi. Gelatina. Altezza in aumento. Allora, calmi tutti. Facciamo una cosa per volta. Ecco qua. Colt elettrico! Colt elettrico! Allora, vediamo qui. C'è qualcosa? Sì. No! No! Oh no! Allora, se vi siete chiesti perché ho fatto questa cosa... Gli orsetti stanno facendo i dispetti! Non dire sciocchezze, Sam! Gli orsetti fanno i dispetti! Rilocalizzazione iniziata! Prima andare da questa parte... Se non fosse che lui salti li fa col culo! Ma porca di quella miseria! Forchetta matica! Corri, Flint! Forchetta matica! Gli orsetti stanno facendo i dispetti! Non dire sciocchezze, Sam! Questi maledetti orsetti che fanno i dispetti! Allora, calmi tutti! Ecco, facciamo i salti poco prima di cadere nell'oblio. Oh, aspetta un attimo. No, di qua non c'è nulla. Un cetriolo gigante! Ok, grazie per aver puntualizzato il fatto che era infilzare un cetriolo gigante, Flint. Ma no, ma posso... Posso prenderlo con la forchetta, oh no. Affettorama! Affettorama, va a cagare pure tu, Flint. Affettorama! Ma ci sono... Quattro fragole in una zona. Vabbè che era una zona nascosta e ci sta che ce ne stanno tante in un'unica zona, ma neanche lo sbattimento proprio di metterli sto livello. Neanche lo sbattimento, Flint. Davvero? Ho preso tutto, non è che ce n'è una nascosta. Comunque mi ha molto divertito il fatto che possiamo prendere anche gli orsetti. Di là non c'è nulla, vero? Perché continuo a guardare da questa parte, ma mi sembra che ci sia qualcosa di nascosto, però. Ecco qua. Trasporto attivato. Ora possiamo proseguire sul pilone che poi crolla. Ecco, fatto. Qua c'è una fragola, due fragole di... Ma che palle quel pilone di roccia che continua ad apparire e scomparire. Ecco fatto. Questo cos'è? Sembra il guscio di un uovo. Quando il cibo si guasta. Interpretato da Flint Lockwood. Basta. Cosa devo fare? Scusami. È un pezzo di cocco. Improvvisa. Quindi adesso è paura, Maledetto melograno schifoso. Non è vero, io adoro il melograno. È una delle poche frutte che... aspetta. Volt elettrico. È uno dei pochi frutti che veramente mi piace un sacco mangiare. Trasparto. In realtà, allora, non sono schifiltoso sulla frutta. Rilocalizzazione iniziata. Non sono schifiltoso sulla frutta. Non mi piacciono molto. Sam, il cibo non collabora con me. Ok, quindi questa era la direzione giusta. Affettorama. Ecco fatto, va bene. Ma se io mi butto di sotto, perché mi sa che sto andando dalla parte giusta. Altezza, no, però massima. Aspetta, era una parte secondaria. Forse è un'altra via per arrivare da questa parte. Adesso vediamo. Ecco, bravo. Spaventati al mio cospetto. Però non sono un amante del mangiare la frutta dopo tipo la cena. Per dire, mio padre mangia sempre frutta dopo cena. Io no, perché a parte che ho appena finito di mangiare, quindi di conseguenza colt elettrico.
non ho voglia di mangiare altro molto spesso, ma soprattutto non la frutta, perché magari o è troppo dolce o è troppo acida. Iniziata. Dipende sempre un attimo da uno che tipo di frutto è e due il contesto della cena. Se è tipo una cena un attimo un po' più così, dici vabbè, siamo qui, mangiamola. Però in altri contesti, se no, evito di mangiare la frutta post mangiato. Come dobbiamo arrivare qui? Aspetta, ci provo, No, giustamente, non posso saltare finché ho un oggetto in mano. Allora, come arriviamo qui? Sono sotto di te, Flint! Ferma gli ossetti! Bene, siamo andati dalla parte giusta, ottimo. Uffa. Non è che ti rialzi, vero? Io mi butto in acqua. Devo ritornare indietro. Sono sotto di te, Flint! Ferma gli ossetti! Allora, a questo giro ci siamo persi veramente tanti oggetti, ma non è stata colpa mia, perlomeno. Perlomeno so che non è stata colpa mia. Ehi, è un dentista! È un barbiere, guarda com'è vestito! È un camice da scienziato, ora state indietro! Ok, possiamo farla in modo molto semplice. Addio! Vieni qua, tu. Dove è andato? Stermina gli orsetti gommosi. Dio mio. Vabbè, a questo giro. Attento, mordono le caviglie. Attento. Allora, a questo giro non ci provo neanche a. Voilà. A prendere anche le altre fragole se ce ne sono nascoste, perché. Visto che abbiamo saltato un intero pezzo, perché io pensavo fosse questa la zona nascosta e non quella dove il ponte in teoria ti avrebbe dovuto far andare, quindi vieni qua. Aia, che male. Vieni qui anche tu. Kaiba boy. Santo cielo. Attento, mordono le caviglie. Ma ce l'hanno una bocca questi cosi? Ne arrivano altri? O meglio, ne mancano tre, quello è poco ma sicuro. Saranno qua sopra? Molto probabilmente. Forchetta matica! Si è appena suicidato un broccolo. Ah, ma... Scusami, i broccoli contano. Non sono orsetti gommosi. Scusami, dici uccidi gli orsetti gommosi e mi dici che i broccoli sono i nemici. Sei una spanna sopra gli altri, Flint. Hai scoperto come fermare quella macchina? Secondo i miei calcoli. Lo so, è terribile. Penserò a qualcosa. Nuovo potenziamento sbloccato. Penso che punterò a potenziare la pistola, quella che spara calore. Visto che se i miei calcoli sono giusti, in teoria il motivo per cui non siamo riusciti a prendere la palla di gelato dell'altra volta è perché ci serve il potenziamento, probabilmente o del range o della potenza di scaldare. Non lo so. Dovrei provare a tornare in quel livello e vedere se adesso che abbiamo potenziato la pistola ci arriviamo, ma a questo punto lo faccio la prossima volta, o meglio quando arriviamo verso la fine del gioco.